siamo tutti ora. Dai, che aspettavo da 6 minuti. Allora, come detto nella call precedente, i volumi di vendita sono buoni, ma ci manca la spinta che chiede l'azienda in previsione del secondo semestre. No, no, era per questa settimana. Ragazzi, le scadenze sono tutte nella mail. Dai, su che ve l'ho detto, che così almeno... Dai, ma ti sembra il caso? Ma puoi vedere che mi hai pure sporcato la giacca? Sto pezzente. No, scusi, aspetti soltanto un attimo, ho quasi finito. Guarda tu questo. Adesso devi cominciare da capo. Sì, sì, sì. Papà, papà, guarda cosa ho fatto oggi a scuola. Ah, mi sembra che abbiamo raggiunto una quadra. Allora, ragazzi, belli concentrati, eh. Amore, fai vedere alla mamma che cosa hai fatto? Che bello! Bellissimo, dai, spiegami un po' chi è che c'è qua in questo disegno? Allora, questo qua sono io. Papi, sì. Voglio farti vedere una cosa. Ah, vediamo un po' cosa ha fatto il piccolo Picasso del papi. Ma il disegno? Sì, pronto? Ivo, insomma, sei sempre il solito. Ma vuoi dare un po' di attenzione anche a noi? Sì, sì, ci sentiamo dopo. Okay. Scusa, Matteo, il papà non l'ha fatto apposta. Sì, vabbè, ma non è solo per il disegno. Sei sempre così preso dal tuo lavoro che sembra quasi che noi non esistiamo neanche. Ma dai, Monica, non esageriamo. Lo sai che siete tutto per me. Ah, sì? Allora mettivi al telefono. Vediamo se riesci a stare senza almeno il tempo della cena. Scusa, amore, ma devo proprio rispondere. Guarda, sei irrecuperabile, veramente. Io non ti reggo più. Guarda che la corda si sta spezzando, eh. Ma quale corda? Ma stai facendo bungee jumping? Idiota! Non farmi urlare davanti al bambino. Ma che cosa credi, eh? Che si risolva tutto con dei regali? No, non funziona così. Sì, io lo capisco che il lavoro sia importante, ma non è tutto nella vita. Noi? Dove siamo noi? Eh? Dai. E i tuoi sentimenti, le tue emozioni, dove sono? Amore, scusami, ma adesso devo proprio rispondere. Sì, sì, bravo, rispondi. Stanotte dormi sul divano. Tesoro, mi dispiace. Amore, buongiorno. Dormito bene? Io sì. Te? Insomma, un po' il collo bloccato. Mi sa che dobbiamo cambiare e prendere un divano più grande. Che stupido che sei. Piuttosto, ricordati che oggi pomeriggio alle 5 vengono tutti gli amichetti di Matteo. Mi raccomando. Alle 5? Ok, dai, vedo di... Sì, non fare come al solito, eh. Dai, a dopo. Ciao. Permesso? Bernardini. Buongiorno, mi dica. Stai facendo un ottimo lavoro con il team, complimenti. Ma ora siamo allo sprint finale, dobbiamo chiudere. Va bene capo, entro domani avrò il prospetto finale. Domani? No. Oggi, Bernardini, oggi! Ma oggi avrei un altro... Va bene, ok, sarà fatto. Bravo Bernardini, qui sento odore di promozione. Avanti così. Ciao ragazzi, grazie mille per essere venuti alla festa di Matteo. Ci vediamo a scuola. Ciao. Perché papà non c'era alla mia festa? Tesoro, lo sai, papà lavora tanto. Papà non mi vuole bene. No, tesoro, non è così. Papà ti vuole bene. È che sai, ha tanto lavoro e... Adesso aspettami lì in camera tua. Una cosa sola ti avevo chiesto. Di essere puntuale almeno oggi, il giorno del suo compleanno. Lo so, amore, ma sai, alla fine... Non mi interessa. Tu hai ferito troppo i suoi sentimenti. E io lo devo proteggere. E sai, per quello hai ferito anche i miei, brutto idiota. Beh, dai, amore, sono... Non voglio più sentire niente. Basta, vai via, non ti voglio più vedere. Vattene. Vattene! Ma no, dai, amore, via. Ma perché lo fai?
Sì, capo, ho inviato tutto, ho fatto lo sprint che mi ha chiesto, sì, non ci so. No, telefono scarico. Ci mancava anche questo. Cos'è che leggi te? Un fumetto, ma non uno qualunque, il mio fumetto. Parla di storie di vita vissuta e soprattutto di emozioni. Emozioni? Beh, sono una bella fregatura. Giornata dura? Diciamo che sono sotto un treno. Io sono Kiko. Ivo. Vedi Ivo, le emozioni a volte ci sovrastano, ci confondono. Ma è fondamentale imparare a distinguere le emozioni dagli stati d'animo. Quello che accade, gli eventi, sono neutrali. Ma è come li percepiamo, il significato che attribuiamo ad essi che fa la differenza. Quindi devo reprimere le mie emozioni? No, assolutamente no, anzi, devi ascoltare di più te stesso. Tu come tratti il tuo corpo? Come ti parli? Dove metti la tua attenzione? Beh, ma io non penso a me. Io penso a lavorare, penso a guadagnare, a dare di più, ad avere una carriera. E fammi capire, cosa ti spinge a lavorare così duramente? Per chi lo fai? Per la mia famiglia, per mia moglie e mio figlio. Meraviglioso. E riesci a dedicare del tempo di qualità alla tua famiglia? Beh, ovviamente no, perché sono sempre preso dal lavoro. E questo come ti fa sentire? Una merda, mi fa sentire in colpa nei loro confronti. Il lavoro è importante, certo, ma ci vuole il giusto equilibrio, perché finché continuerai a dare priorità al lavoro e a trascurare la tua famiglia, rischierai di perderla, ma soprattutto di perdere te stesso sommerso dai sensi di colpa. Cos'è che ti rende davvero felice? Nei pochi weekend liberi che ho, prendo la macchina, parto con la mia famiglia per un'avventura spensierata. E cosa ti impedisce di avere più momenti così con la tua famiglia? Il lavoro. In effetti niente. E quindi? Cosa stai aspettando? Ciao. Papà, oggi sei venuto a prendermi, ma non lavori? Sì, da oggi papà verrà a prenderti più spesso. Ciao, amore. Scusami, ma ieri ho lavorato tanto. Sai che novità? No. Ho lavorato tanto su me stesso. Ho iniziato a parlarmi, ad ascoltarmi. E ho capito che nulla mi rende felice e mi fa star bene come stare con voi. Perciò, oggi ho prenotato per pranzo nel nostro ristorante preferito. E poi corriamo a casa a preparare le valigie perché ho una bella sorpresa per voi. Evviva! Sì! E dov'è che ci porti di bello? Guarda la puntata. Per comprendere meglio che cosa sono le emozioni e come gestirle, potete scoprirlo sul sito emotionalcoaching.com e non dimenticate che se avete una storia da raccontare potremo ispirarci per i prossimi video.